finale di campionato, ma scherziamo, cioè, ma alla fine. Come si è fatto dal 2009, se non è... 26 maggio ancora si è fatto così, sì. E poi se non erro forse questa formula è cambiata poi di nuovo negli anni successivi, perché poi purtroppo, ecco, ricordo dal 2015 sicuramente, sì. Perché la Lazio ha dovuto giocare a cavallo tra Inter e Derby, quindi questa non ce la possiamo mai dimenticare. Stessa cosa l'anno scorso, però per fortuna poi la Lazio arrivò a fine campionato che non aveva più nulla da giocarsi, purtroppo. Perché era già sicura del piazzamento in Europa, però sì, sono situazioni cicliche. Oddio, non credo che quest'anno si possa riproporre la situazione della Juve in finale di Champions e in Coppa Italia di nuovo, però allo stesso tempo sono cose che vanno calcolate. Allora, mentre ci prepariamo per la prossima fase, visto che comunque gli impegni della Champions League sono al momento terminati, possiamo comunque intervistare i nostri prestigiosi ospiti. Direi, prima di andare in pausa, innanzitutto di ringraziare tutti i nostri ascoltatori e tutti quelli che ci seguono a Nido delle Aquile, ricordando che lo possono fare in ogni dove, in ogni social, tramite Facebook, tramite Instagram, sulla pagina del Nido. Andrea Scoscina, bella Marco Lì, continua così. Lo ringrazio Andrea, ringrazio anche Fanny del suo messaggio, e ringrazio tutti i nostri ascoltatori, soprattutto anche Renato Vento che non smette mai di seguirci. Quindi grazie per il discreto seguito. Innanzitutto ci prepariamo per questo collegamento importante e ritrovare un altro nostro graditissimo collega. Ich werde in gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh, mio, weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir steh mm.
la pioggia sopra i vetri disegna il viso tuo, è il cielo che mi dà una mano a ricordare te, il nostro incontro in quel bazar fra spaghi pieni d'abiti e noi per caso per destino trovarsi soli là, bagnato fino al cuore, io ripercorrerò le calli strette, i portici e forse li odierò. Adesso non c'è un'anima, è triste ma è bellissimo, capisco perché muoiono gli amanti nati qui, sei tu. Venezia dicembre sei tu, le luci, le ombre sei tu, la cosa che amo di più. La dolce ossessione sei tu, l'inizio e la fine sei tu, ma io non ti scorderò più. Maestrale, increspa l'acqua grigia, col dondolio una gondola si slega e fugge via. Se potessi farlo anch'io, slegarmi dai ricordi tuoi, coraggio, amore, aiutami, incontrami se puoi, sei tu. Venezia, dicembre sei tu, le luci, le ombre sei tu, la cosa che amo di più. Tu, la dolce ossessione sei l'inizio e la fine sei tu, ma io non ti scorderò più. Tu, Venezia, dicembre sei. Spoken to be broken.
Ed eccoci rientrati al Nido delle Aquile, fase conclusiva di puntata, sono le 22.51, martedì 20 febbraio, e fase conclusiva della trasmissione, però diciamo che quella che è un pochino più affascinante dell'intera puntata, perché comunque ci sono tanti argomenti in ballo, e tra cui quello principale, quello del mancato rinnovo di De Vrij, e quindi entra un po' più nel vivo, è un po' più particolare. L'affronteremo insieme ai nostri due graditissimi ospiti, quindi ritroviamo Andrea Sberna di Nido delle Aquile. Bentornato Andrea. Buonasera a tutti. E poi con un ospite abbastanza a noi caro, ovvero l'agente FIFA Filippo Colasanto. Bentornato Filippo. Ciao ragazzi, buonasera. A noi caro è molto reciproco. No, ormai sei uno di noi Filippo, quindi è sempre un immenso piacere. Non so chi di voi con Andrea allo stadio a vedermi. Lazio Udinese forse era. Con me Alberto, sì, stavamo in tribuna d'Evere. Ah, con Alberto. Sì, buonasera. Bene, bene. Spero allora che anch'io avrò lo stesso piacere di Alberto il prima possibile. No? Ma con molto piacere sarà mio, assolutamente. Magari una sera ci andiamo a prendere una birra tutti insieme, ci facciamo una chiacchierata. Facciamo le scarpe ad Andrea, non gli diciamo niente. Davanti alla una pizza cedo con Coca-Cola, cedo volentieri. Magari non diciamo niente a Andrea. No, no, Andrea è onnipresente. Bene Andrea, che pago io. Ecco, allora. E allora sei invitato. Vi dico solo che stasera ho perso 720 euro, mi mancava un gol della partita di Chelsea. Over 2,5. Over 2,5. Ho preso tutta la serie, la Championship inglese, ho preso over 1,5 a quasi tutto, ho preso tutte, mi mancava solamente questo. Ah. Quindi ho tifato per una delle due. Ci credo. Allora, bene, prima di entrare nel tecnico, volevo chiedere a Andrea, visto che comunque insieme abbiamo passato la trasferta di Bucarest, il suo ricordo di questa trasferta, le sue sensazioni, cioè da te la parola Andrea, che trasferta è stata? Ovviamente quello che si può dire, È tornato a piedi libero, quindi già è successo. Ecco appunto. No, vabbè, se parliamo diciamo prima del pre-partita, credo, a parte la città molto triste, però vabbè, la compagnia è stata splendida, anche la persona che ha dormito con me in camera è stato splendido, lo ringrazio. Dai, grazie. Ho sentito una O finale, splendido. Ah, ok. Sì, è quello che sta in cuffia in studio, uno dei sono io, Filippo. Vi siete messi lo smalto reciprocamente, com'è? No, guarda, è stato indolore, guarda, quindi stai tranquillo. Andrea vi ha raccontato mai le sue vicissitudini da Latin Lover, o no? Sì, no, l'abbiamo purtroppo certe volte vista anche all'opera, e devo dire che non è stato uno spettacolo.